L'atto amministrativo che sto per rappresentarvi ha dell'incredibile. Questa amministrazione comunale ha dato vita ad un'elargizione di denaro pubblico nel mese di dicembre mai vista. Ora, consideriamo la determinazione datata 30 dicembre 2022 a firma del dirigente proponente Muriani Francesco. Si tratta appunto del servizio di realizzazione ed assistenza tecnica di video per azioni e campagne di comunicazione istituzionale in favore del professionista Bonfrate Vincenzo. In buona sostanza l'amministrazione comunale dice: io ho bisogno di un operatore video, di un professionista che realizzi una serie di filmati, di video, fotografie e quant'altro per magnificare il mio operato. E quanto danno al signor Bonfrate Vincenzo? 28.800 euro per un anno per realizzare questa attività. Ci sono tante cose da evidenziare. Uno, perché solo a Bonfrate? Sarebbe stato opportuno coinvolgere tutti i professionisti tarantini, tutti gli operatori video tarantini e non uno solo. Ma questo è nulla. La cosa che davvero mi inquieta, mi sorprende, è che i tempi. Guardate un po', c'è la delibera, non dico chiacchiere, il 28 dicembre, l'amministrazione richiede preventivo di spesa. Il 29 dicembre il Bonfrate presenta, fa protocollare, arriva preventivo di spesa e viene protocollato. Il 29, il 30 avviene la determina. Com'è possibile? Vorrei capirlo. Com'è possibile? Il 29 si presenta il preventivo, il 30 viene approvato. Incredibile, una rapidità mai vista, una cosa mai vista. Io quando chiedo un accesso agli atti, faccio un accesso agli atti, aspetto pure 2 mesi, quasi fa tutto nel volger di 24 ore, proprio quasi quasi la notte di Capodanno. Mancava solo che anziché far esplodere i botti, l'amministrazione comunale facesse esplodere queste consulenze, questo conferimento di attività. Tutto lecito formalmente, nulla da dire, ma vorrei capire, voglio capire, caro Melucci, cari dirigenti, cara amministrazione, dovete darmi culo e conto, come si suol dire. Com'è possibile, per quale motivo si fa una richiesta, si presenta un preventivo il 29 e il 30 immediatamente c'è l'affidamento? Non mi venite a dire che si tratta, come avete scritto nella determina, che si tratterebbe di una questione di urgenza. Ma quale urgenza? Avete avuto una vita per programmare. Dovevate fare, richiedere una manifestazione di interesse e scegliere tra vari soggetti, facendo sì che tutti, vari, non un solo soggetto, venissero coinvolti. 28.000 euro, 28.800, 28.800. E i soldi ancora l'amministrazione spende e spande. Sono sempre gli stessi i miei soldi, non sono aumentati, sono quelli dell'altro giorno, non vi preoccupate. Io non ho le consulenze che hanno altri, né voglio averle. Qualcuno si soffierà per quanti soldi elargisce l'amministrazione. Soldi, 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 cantava Renato Zero. Ma andiamo avanti. Allora io mi chiedo, ma è possibile che gli operatori della comunicazione, i videomaker tarantini, debbano essere messi da parte? Come ho detto poc'anzi, debbano essere marginalizzati? Perché ce ne sono tanti. Signori, tutti devono vivere a Taranto, non solo una persona. E poi 28.800 euro sono quasi oltre 2.000 euro al mese. Che ovviamente questa attività il Bonfrate non è che la farà tutti i giorni, verrà chiamato secondo le esigenze per realizzare appunto quella magnificazione
che l'amministrazione comunale vuole realizzare, quindi realizzazione di video anche attraverso i droni, servizi fotografici, spot e dirette streaming. E poi sento questa cosa che mi fa inorridire: l'amministrazione, la città di Taranto, nel corso dell'ultimo quinquennio ha avviato sotto la città di Taranto nel corso dell'ultimo quinquennio ha avviato sotto la guida dell'amministrazione comunale un processo di programmazione delle attività in tutti i settori che coinvolgono ed interessano la comunità amministrata. E ancora, il piano ecosistema Taranto è diventato strumento di pianificazione non solo politica, ma anche e soprattutto di rigenerazione urbanistica e sociale dell'intero territorio. E noi dobbiamo spendere 28.000 euro per fare che cosa? Per celebrare le favole di Melucci, per celebrare le chiacchiere di questa amministrazione, un'amministrazione che sta riducendo la città a una città di terzo mondo per il degrado urbano che c'è, per la mancanza assoluta di vivibilità, di decoro. E dobbiamo magnificare. E ora basta con questa storia, basta! 28.000 euro, signori, che andate ai servizi sociali, pensate, operatori video, perché, domanda, tutto lecito, tutto una persona e non dividerla con gli altri? E lo ripeto, questi tempi brevissimi, 29 la presenti il preventivo, il 30 viene approvato. Io non lo so, non ci capisco. Certo, approfondirò con i soggetti interessati, preposti, perché questi, signori, sono soldi nostri, sono soldi del denaro contribuente. E io, da consigliere comunale di opposizione, con 4.200 voti di preferenza, ho il diritto trattino dovere di vederci chiaro. Questa vicenda non finisce qui. E do la mia disponibilità agli altri video operatori tarantini di battersi insieme a me per questa che è innanzitutto una battaglia di giustizia e di uguaglianza. Svegliatevi tarantini, svegliatevi, qui sta succedendo, succedono cose mai viste, io non ci capisco più nulla.